Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel che dedicheremo alle previsioni della vendemmia 2021. Ricordiamo che martedì 31 agosto alle ore 9:30 sulla piattaforma Zoom si terrà la 47esima edizione appunto del focus sulle previsioni della vendemmia in Veneto, nel restante nord-est, nelle principali altre regioni vitivinicole italiane, in Francia e in Spagna. Quindi una panoramica veramente generale su come si annuncia la vendemmia 2021. Siamo in collegamento con il dottor Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano, che si trova in questo momento in un vigneto sperimentale realizzato grazie a un intervento della Regione Veneto. Si trova a Cima d'Olmo, presso l'azienda dei fratelli Lorenzon, dove si sta realizzando, dove c'è un vigneto di confronto dei 17 cloni di Pinot Grigio. Questo è il pretesto un po' per introdurre Diego, e grazie per essere qui con noi oggi, l'incontro, dicevo, di martedì 31, e così ci dici anche, primo, come si annuncia questa vendemmia nel Veneto, e secondo, cosa stai facendo lì. Prego, Diego. Sì, grazie, grazie, buongiorno, grazie a voi soprattutto per darci sempre l'opportunità di portare il nostro lavoro in diretta. Sono in un vigneto di Pinot Grigio perché sappiamo tutti che il Pinot Grigio insieme al Glera sono i due vitigni simbolo della nostra regione. E mi dà anche l'opportunità un po' di raccontare quello che facciamo grazie al sostegno degli uffici regionali. Comunque proprio ieri abbiamo avuto un incontro con tutti i tecnici regionali che fanno parte del gruppo, che così ci informa, ci illustra e ci aggiorna su com'è l'andamento, qual è lo stato del vigneto Veneto, e ne è emerso che uno, il ritardo di circa 15 giorni che prevedevamo al momento della fioritura, un po' alla volta si è un po' perso, si è ridotto, e oggi siamo a un ritardo medio di circa 7-8 giorni rispetto all'annata 2020, ma andando più verso il Veronese, verso il Lago di Garda, addirittura il ritardo è minimo di 2 o 3 giorni. Per cui diciamo tutto sommato è un'annata che rientra abbastanza nei canoni per quanto riguarda il momento di vendemmia. Non si è vendemmiato ad agosto, si inizierà a vendemmiare la prossima settimana, quindi proprio con quei pochi giorni che vi dicevo prima. È un'annata non abbondante, è un'annata di media produzione, e questo però ci conferma, ci dà anche motivo di capire il perché sarà un'annata, io credo, da ottima ad eccezionale, più verso l'eccezionale che ottima, e martedì spiegheremo anche i motivi per cui c'è questa sicura fiducia verso un'annata che potrebbe un po' avvicinarsi al 2015 e al 2016, che ricordiamo essere state veramente due grandi annate. La sanità è buona. Adesso guardate, mi giro e vi faccio un po' vedere i grappoli di Pinot Grigio. Questo è un clone tedesco. Qui abbiamo, come diceva Renzo, 17 diversi cloni di Pinot Grigio, perché vista l'importanza di questa varietà vogliamo cercare di capire per i nostri ambienti quale sia il clone migliore. Qui abbiamo cloni francesi, abbiamo tedeschi, abbiamo addirittura anche due cloni che provengono dalla Serbia e poi ovviamente i cloni italiani, soprattutto di San Michele e dei vivai cooperativi. Vedete, la produzione non è esagerata, è giusta, anzi diciamo che il Pinot Grigio forse è una tra le varietà che quest'anno soffrirà un po' di più in termini di quantità. Stimiamo una produzione media di 120 quintali ettaro, qui forse su questo vigneto che state vedendo la produzione è anche un po' superiore. Comunque per quanto riguarda il Pinot Grigio, fa parte sicuramente di quei vitigni che quest'anno daranno grandi soddisfazioni qualitative. L'incremento zuccherino, pensate, in queste 2 settimane è stato costante di 3 gradi Brix alla settimana. Quindi direi che la prossima settimana potrà essere il momento giusto, sostenuti soprattutto da un'acidità che è di 4 grammi litro maggiore rispetto all'annata 2020. Quindi questi sono tutti elementi che un po' alla volta ci portano a dire e a sperare ad avere fiducia in questa grande annata. È un'annata però che è partita con molta difficoltà, ricorderete le gelate del 7 e 8 di aprile, ricorderete i 20 giorni di pioggia del mese di maggio. Poi fortunatamente con giugno, anche se in modo improvviso, che ho preso un po' alla sprovvista l'organizzazione aziendale, c'è stata un'esplosione di vegetazione, una bella fioritura, e poi un luglio caldo,
in alcuni momenti anche forse troppo, però fortunatamente all'ultimo momento sostenuto anche da buone precipitazioni. Per cui non un'annata facile, un'annata abbastanza difficile, un'annata che ci insegna sempre di più, ed è questo un altro elemento che dovremmo mettere sempre di più nei nostri appunti, un'annata che ci dice che dobbiamo ritornare veramente all'agronomia, ritornare alla gestione del suolo, ritornare alla gestione della parete vegetativa. È un'annata però anche che ha fatto non più soltanto da spia, ma da grido di allarme, da urlo quasi, per quanto riguarda la flavescenza dorata. Questa è un'altra cosa che sottolineeremo martedì, dando anche lì alcuni spero utili approfondimenti. Per cui, diciamo, un'annata, bravi ai viticoltori, le previsioni vendemmiali, le previsioni meteorologiche dovrebbero sostenerci per i prossimi 15-20 giorni, per cui veramente siamo tutti molto molto fiduciosi. Il Veneto, tutto il Veneto è in fibrillazione per questa vendemmia, perché da un lato abbiamo i mercati in totale esplosione, porteremo anche questi dati, e dall'altra abbiamo una vendemmia che si prospetta eccezionale, purtroppo su livelli quantitativi non sufficienti a soddisfare la domanda. Per cui ecco, il Veneto è in fibrillazione, il settore vitivinicolo in Veneto è veramente in grande momento di grande euforia. Bene, grazie Diego, ringraziamo il dottor Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano, perché ci ha fatto un quadro davvero sintetico ma molto esauriente. Riprenderemo tutto questo ragionamento martedì 31 agosto alle ore 9:30, ricordiamolo ancora. Sulla piattaforma Zoom è possibile iscriversi entrando nel sito di Veneto Agricoltura. Si terrà appunto la 47esima edizione del focus sulle previsioni della vendemmia del trittico vitivinicolo regionale. Questo incontro organizzato da Veneto Agricoltura, Regione Veneto, il CREA Viticoltura ed Enologia, l'ARPAV, AVEPA e poi ovviamente anche con le regioni Friuli Venezia Giulia, le due province autonome di Trento e Bolzano, proprio perché daremo il quadro completo di come dei primissimi dati previsionali della vendemmia 2021. Non dimentichiamo che ci saranno anche dei collegamenti per capire anche nelle altre regioni, principali regioni vitivinicole italiane, come sta andando, come si annuncia la vendemmia, nonché in Francia e Spagna. Un grande evento per tutti gli appassionati, per tutti gli operatori del settore vitivinicolo, proprio per capire come sarà la prossima vendemmia. Ringraziamo ancora il dottor Diego Tomasi per essere stato oggi qui con noi, e noi ci diamo appuntamento invece per un'altra occasione, e un arrivederci a tutti.